Grazie, grazie ad Antonio Caridi, grazie a tutti voi che siete qui così numerosi. E dunque Hobbes, potremmo dire che Hobbes, Thomas Hobbes, è il più moderno dei filosofi moderni, colui che più di ogni altro filosofo, incarna e interpreta qualcosa che vive dentro di noi, che fa parte della nostra esperienza quotidiana, che ci lega in un rapporto diretto con il nostro tempo. Di che cosa si tratta? Cosa è che fa di Hobbes il nostro filosofo, oggi più che mai? Cos'è che lo spinge appunto dentro la nostra vita, si direbbe, in una forma più intima di qualsiasi altro filosofo antico e moderno? In che senso tutti noi, prima di essere kantiani o hegeliani, siamo inevitabilmente tutti hobbesiani? Ecco, questo qualcosa di cui parlo, che non è facile riconoscere, che non è facile ammettere, è la paura. La paura è il bisogno di sicurezza che alla paura si accompagna. L'ansia di essere protetti, di essere assicurati rispetto a un pericolo che sembra assediarci da tutte le parti, assumere tutte le maschere, invadere tutti gli aspetti della vita individuale, della vita collettiva. La paura. Hobbes è il filosofo della paura, questo elemento originario e intrattabile che si insinua dentro di noi. Chi di noi potrebbe dire che non conosce la paura? Nel nostro comportamento, nei nostri gesti, nel nostro linguaggio. E che a un certo punto si rischia di impadronirsi di noi, di diventare il nostro padrone assoluto, la paura. Già Nietzsche, il filosofo Nietzsche, aveva scritto che la paura è il sentimento fondamentale, retaggio dell'uomo, con la paura si spiega ogni cosa. E il pensatore italiano Guglielmo Ferrero aggiungeva che la paura è l'anima dell'universo vivente, posto al sommo della natura e della vita, l'uomo è l'essere che ha e che fa più paura, perché il solo essere vivente che abbia l'idea, l'ossessione e il terrore della voragine oscura verso cui il torrente della vita eternamente precipita, la morte. L'uomo è l'unico essere vivente che conosce la morte e dunque la paura fa tutt'uno con la sua stessa esperienza fin dall'origine. Ecco, questo è il contenuto fondamentale, ma anche il motore della filosofia di Hobbes. Prima dell'amore, prima del dolore, prima della generosità, prima dell'ambizione, l'uomo è fatto, impastato di paura, da quando nasce, no? Da quando nasce piangendo. La paura è la figlia dell'uomo, perché l'uomo fa paura spesso ad altri uomini. Ma la paura è anche sua madre, perché appunto l'uomo nasce, proviene dalla paura. E infine la paura, potremmo dire, è il fratello dell'uomo, perché dalla paura, una volta provata la prima volta, l'uomo non riesce più a separarsi. Hobbes racconta nella sua autobiografia che quando è nato, la madre era tanto terrorizzata da quella che sembrava essere l'invasione spagnola in Inghilterra che partorì due gemelli, dice Hobbes, se stesso e la paura, no? Lui si sente gemello con la paura. E anche un grande scrittore, Elias Canetti, per spiegare la sua singolare passione nei confronti di Hobbes, quasi la sua ossessione nei confronti di Hobbes, dice appunto: Hobbes ha il coraggio di dichiarare la sua paura.
sa che cos'è la paura, sa il suo calcolo la svela. Tutti quelli che vennero dopo di Hobbes non hanno fatto che prescindere dalla paura, così la paura è di nuovo rifluita nell'oscurità, dove però continua ad operare, indisturbata e innominata. Dunque, abbiamo detto, ciò che ci insegna Hobbes e che ce lo rende vicino come un compagno sinistro, diciamo così, come un doppio da cui non riusciamo a staccarci, è il sentimento, la sensazione della paura. Ma paura di che cosa? Quale paura Hobbes ci svela e ci ricorda? Ecco, ciò che ci fa paura, secondo Hobbes, è proprio l'oggetto di questi nostri incontri, come diceva prima Antonio. Cioè, ciò che secondo Hobbes ci fa paura è proprio la comunità, lo stare insieme degli uomini. Proprio il vincolo che ci unisce, secondo Hobbes, è ciò che ci fa paura. E perché? Perché essendo gli uomini fondamentalmente uguali tra di loro, anche se uno è più forte, un altro è più debole, uno è più piccolo, l'altro è più grande, però gli uomini hanno in comune la possibilità di uccidere qualsiasi uomo e anche di essere ucciso. Chi potrebbe dirsi di essere in salvo dalla possibilità di essere ucciso? Pensate quanti re, quanti presidenti della Repubblica, le persone più potenti, sono state uccisi in attentati. E è anche una giovane ragazza ha la possibilità, come accade purtroppo, facendosi esplodere, uccidere chiunque. Quindi nessuno è in salvo dalla paura della morte. Da questo punto di vista, per Hobbes, la comunità, lo stare insieme è qualcosa che ci fa paura, che rende ciascuno una potenziale vittima degli altri. E quindi Hobbes interpreta la comunità esattamente come una potenziale minaccia. Naturalmente facendo questo Hobbes fa un'operazione ideologica molto forte perché, come dire, esclude dalla comunità tutto il lato donativo, affettivo, no? E riduce la comunità alla forma della minaccia reciproca che gli uomini costituiscono l'uno per l'altro. Quindi se secondo la notissima formula di Plauto l'uomo è homini lupus, e cioè lupo nei confronti degli altri uomini, vuol dire che il munus, cioè il dono che sta al centro della comunità, è un dono avvelenato, può diventare continuamente un dono avvelenato, un dono di morte. Quindi ciò che lega gli uomini è la possibilità sempre presente, anche se non sempre realizzata, ma è la possibilità sempre presente di darsi reciprocamente la morte. Ecco, già in questa idea potete riconoscere l'aspetto più tipico della filosofia di Hobbes. Egli assolutizza una verità parziale cancellando l'altro lato della medaglia, no? Cancellando ciò che anche è la comunità. La comunità è qualcosa che dà vita, può anche in qualche caso dare la morte. Ebbene, Hobbes accentua e radicalizza questo aspetto sinistro, minaccioso della comunità, eliminando, trascurando invece il potenziale effetto vitale della comunità stessa. Ma Hobbes, appunto, come ogni grande pensatore, è molto estremista, radicalizza, assolutizza un punto della realtà a scapito degli altri, no? Come fa un pittore che è grande perché dipinge sempre lo stesso quadro. Sapete che molti grandi pittori hanno il loro oggetto che ritorna sempre nei loro quadri. Ed è così Hobbes, è un grande autore perché
assolutizza questo aspetto sinistro, pauroso, minaccioso, appunto, della comunità. E che cosa ne desume? Se il dono della comunità è un dono avvelenato, una sorta di, come il cavallo di Troia, no? Che i greci lasciano davanti alle porte di Troia, che è un dono, che è un regalo, ma è un dono avvelenato, e beh, allora se il munus della comunità è sempre un possibile dono di morte, l'unico modo che gli uomini hanno per proteggersi da questa possibilità è quella di costruire un grande meccanismo protettivo, un grande meccanismo immunitario, se vogliamo usare questa espressione prima anche richiamata da Antonio. L'immunità è il contrario della comunità. Anche sul piano etimologico, questi due termini latini, communitas e immunitas, derivano dal termine munus, però mentre la comunità pensa il munus come qualcosa di positivo, che un dono che circola tra gli uomini, al contrario l'immunità o l'immunizzazione è la tendenza a proteggersi da questa circolazione, da questo scambio sociale. È il rifiuto di quello stare insieme, di quel modo di essere insieme degli uomini. Voi sapete che l'immunità, anche sul piano giuridico, che cosa vuol dire? La protezione che protegge qualcuno rispetto al rischio che invece corrono gli altri. Ma l'immunità è anche un concetto medico, biomedico. Immunità significa protezione di un organismo dal rischio di contagio, di infezione, di malattia. No? Ci dicono che entro novembre saranno pronti 3 milioni di vaccini contro l'influenza suina. Non è chiaro neanche se serviranno mai, se servono. Se questa influenza è così pandemica, come si dice. Io sono stato quest'estate in Francia, dove pare che l'influenza abbia toccato il suo culmine, ma non ho visto né sentito nessuno che aveva questa influenza. Forse per caso, forse un modo di proteggere le persone e di arricchire anche le ditte farmaceutiche che producono vaccino. Non lo sappiamo. Sta di fatto che c'è questa tendenza nelle nostre società, in questo senso Hobbes è un filosofo attuale, a costruire un grande meccanismo di protezione rispetto a un rischio in parte reale, in parte immaginario, in parte determinato, in parte costruito, che appunto ci fa paura. E dunque, per tornare a Hobbes, come funziona questa immunizzazione dalla paura? Funziona proprio come un vaccino. Voi sapete come funziona un vaccino. Per immunizzarci da una malattia ce ne si dà una piccola dose, no? Da quel momento noi diventiamo immunizzati. Quindi diventiamo immunizzati o vaccinati da una malattia assaggiandone una piccola dose sostenibile. Ecco, Hobbes usa lo stesso modello, e cioè dice che per vincere la paura insostenibile di essere uccisi da qualsiasi altra persona, gli uomini devono costruire un meccanismo, lo Stato Leviatano, che esso stesso funziona attraverso la paura. Solo che la paura che ci fa lo Stato, essendo definita da un sistema di leggi, è una paura più sostenibile per gli uomini, è una paura più razionale, più razionalizzata, mentre la paura della morte che chiunque ci può dare alle spalle è qualcosa di insostenibile, gli uomini per vincere, per neutralizzare questa prima paura, inventano, costruiscono un grande dispositivo immunitario, un grande apparato protettivo che è lo Stato, il quale
facendo paura a tutti con la sua minaccia di coazione, con la minaccia, diciamo, di imprigionare o addirittura di condannare qualcuno a morte, in qualche modo ci salvaguarda da questa paura che invece noi non riusciamo a sostenere. Voi sapete, anche gli psicanalisti ci dicono: la nostra ansia, la nostra angoscia, noi non la possiamo eliminare, la possiamo spostare su un oggetto più trattabile, no? Chi è di noi che può vincere definitivamente l'ansia o l'angoscia? La possiamo spostare da un punto a un altro. E così dice Hobbes: la paura non si può eliminare, perché l'uomo è fatto di paura. Possiamo però scegliere una paura razionale, controllata, quella che ci viene dallo Stato, rispetto a una paura irrazionale e non controllabile. La paura, dice Hobbes, vedete, è qualcosa che ha anche un elemento positivo. Se non avessimo paura, non fuggiremmo di fronte a un rischio, non appronteremmo una difesa, a patto che però che quella paura sia una paura razionale, dominabile, che sia un timore. Se invece la paura diventa terrore, allora le cose cambiano, allora la paura terrore ci immobilizza, ci ghiaccia. Quindi noi dobbiamo trasformare una paura terrore, come quella della morte che ci può cogliere alle spalle in ogni momento, in una paura razionale, come quella che incute lo Stato e che ci dice: guardate, se voi non seguite le leggi, non obbedite, io Stato vi punisco. Ma questa, dice Hobbes, è una paura sostenibile, sopportabile, che agisce appunto salvaguardandoci da quell'altra paura terrorizzante che non riusciamo a sopportare. Quindi vedete come funziona il dispositivo messo in piedi da Hobbes. La paura è ineliminabile, l'uomo è impastato di paura, però per poterla neutralizzare noi possiamo costruire un altro apparato, quello che Nietzsche chiama il mostro freddo, lo Stato leviatano, che concentrando dentro di sé la violenza ci protegge dalla paura reciproca che ci viene da qualsiasi altro uomo. Naturalmente ci protegge con uno scambio, lo Stato ci protegge e noi gli obbediamo. Il contratto sociale, questa famosa figura della filosofia di Hobbes, si basa appunto su uno scambio. Noi obbediamo allo Stato e lo Stato ci protegge. Come ci protegge? Facendoci paura, dicendo: guardate, se voi fate questo, io sono pronto a mettervi in carcere, a mettervi a morte, ma in questo modo siamo salvaguardati perché nessun altro potrà attaccarci. Tutti quanti, avendo paura dello Stato, potranno sfuggire a quella minaccia originaria della comunità, intesa come stato di natura, intesa come il luogo in cui gli uomini sono lupi l'uno con l'altro, e quindi consentire una vita associata. Ecco il meccanismo logico di Hobbes. Hobbes è un filosofo terribilmente logico, no? Se leggete i suoi passaggi siete colpiti da questa capacità, da questa forza logica, una logica che può sembrare a un certo punto diventare un po' folle, no? Quasi irrazionale. L'assoluta logica confina con una forma di irrazionalità quasi, no? Hobbes tocca questo limite, questo meccanismo logico che presiede alla costruzione del Leviatano. Perché Hobbes dà allo Stato il nome di Leviatano, che è il nome di un celebre mostro biblico? Perché appunto lo Stato, per funzionare, deve farci paura, perciò ha questo nome terribile, Leviatano, ma deve farci paura perché? Per proteggerci da quell'altra paura che ci fa ancora più paura. Ecco, il disegno delineato
da Hobbes. Se così non fosse, se non avessimo uno Stato che, imponendo la sua legge, ci costringe ad ubbidirlo, saremmo preda di qualsiasi altra persona che potrebbe farci violenza, violentarci. E quindi solamente questo scambio di protezione e obbedienza, solamente questo grande meccanismo immunitario di protezione può appunto proteggerci, farci uscire dallo stato di natura in cui tutto è possibile e farci entrare in quella forma di società in cui ciascuno di noi deve rispondere al sovrano e, dovendo rispondere al sovrano di ogni sua azione, si asterrà dal far violenza agli altri. Quindi, secondo Hobbes, se avete seguito il senso di questo discorso, lo Stato non serve ad eliminare la paura, ma a concentrarla nel suo apparato repressivo di polizia per liberare gli uomini dall'altra paura, quella appunto insostenibile della morte violenta per mano di altri. Quindi in questo senso Hobbes può scrivere, cito, che la società, le società grandi e durevoli hanno tutte origine non dalla benevolenza reciproca degli uomini, non dalla socievolezza, come diceva Aristotele, l'uomo animale sociale, animale politico, ma hanno origine dal timore reciproco. Solamente se noi temiamo lo Stato riusciamo a vivere in società. Quindi il passaggio decisivo è quello da una paura naturale, originaria e ingovernabile a una paura artificiale, costruita e sostenibile. Gli uomini non devono, non possono eliminare la paura, ma possono stabilizzarla, renderla certa, legittimarla attraverso la creazione di una grande macchina, appunto, lo Stato, che li assicuri rispetto a un rischio ancora maggiore. E come lo fa lo Stato leviatano a fare paura, a proteggere gli uomini attraverso la paura? Beh, lo Stato fa paura perché, mentre tutti quanti gli uomini gli cedono ogni loro potere e ogni loro diritto, lo Stato è l'unico che non cede il suo potere e il suo diritto, ma al contrario concentra tutti i poteri che gli uomini gli hanno delegato e li usa appunto per far rispettare la legge che lo Stato stesso dà. Questo è, come dire, il segreto e anche l'antinomia, la contraddizione della prospettiva di Hobbes. Attenzione, lo Stato è creato dagli uomini, dagli individui, per sfuggire alla loro paura reciproca. Quindi è autorizzato dagli individui a fare tutto ciò che fa. Ma una volta istituito, una volta che lo Stato è stato istituito, non lo si può più, non si può più tornare indietro. Ormai c'è, gli uomini possono fare una sola volta la scelta, secondo Hobbes, quella appunto di creare lo Stato leviatano, ma una volta creatolo non possono più tornare indietro, devono necessariamente obbedire al potere sovrano. E anzi, dice Hobbes, non possono neanche lamentarsi anche se lo Stato dovesse condannare un innocente. Non possono logicamente, perché tutto quello che il sovrano, lo Stato sovrano fa, è stato autorizzato di loro nel momento in cui lo hanno creato. E dunque sarebbe contraddittorio lamentarsi di qualche cosa che gli uomini stessi hanno creato. Certo, lo Stato in generale non condanna un innocente, ma se lo facesse, dice Hobbes, anche se lo facesse, gli uomini non potrebbero contestare. Ecco, ricostruito un po' nelle grandi linee questa filosofia di Hobbes. Hobbes, sapete, un filosofo del Seicento inglese,
lavora, scrive in una fase terribile in cui l'Inghilterra affronta guerre di religione, rivoluzione, e quindi proprio da questo nasce l'impostazione così dura e radicale del suo pensiero, anche per certi versi così violenta, starei per dire, perché Hobbes nasce in un momento in cui la paura è molto diffusa perché ci sono conflitti, perché ci sono guerre, e quindi serve agli uomini un apparato di difesa. È un po' come nel nostro tempo, no? In cui sentono le società contemporanee avvicinarsi tanti rischi, tanti pericoli, e dunque hanno bisogno di pensare che qualcuno possa proteggerli, con tutto il prezzo che questo comporta, attenzione, con tutto il prezzo che questo comporta. E allora che considerazione possiamo fare in conclusione? Che considerazione più ravvicinata a noi, più contemporanea? Cosa ci dice oggi questo terribile dispositivo di Hobbes? Questo suo assoluto razionalismo, che per stabilire la pace arriva a ridurre la libertà degli uomini, perché gli uomini cedono ogni loro libertà al sovrano, che per evitare la possibilità della violenza reciproca costruisce un apparato esso stesso dominato dalla paura, tale da farci paura. E ancora, possiamo dire di essere noi oggi veramente fuori da questo dispositivo creato da Hobbes? O in qualche modo ci siamo ancora dentro a questa macchina, a questo scambio tra le due paure, la paura che ci fanno gli uomini e la paura che ci fa lo Stato, l'obbedienza e la protezione, la mancanza di libertà e la sicurezza? Siamo ancora qua dentro o siamo fuori da questo meccanismo logico? E a queste domande, che sono poi le domande della nostra contemporaneità, le domande politiche, sociali, sul nostro tempo, io penso che si possa dare qualche risposta, non molto di più. Beh, la prima, io direi, è questa. Io credo che una concezione che parta dalla paura, che ponga la paura al primo posto, resti preda del fantasma stesso che ha suscitato, no? Se una filosofia nasce tutta concentrata su questo tema della paura, non riesce più ad uscirne, come appunto fa Hobbes, no? Può spostare il meccanismo della paura, ma resta dentro la paura. Così come se si pensa di poter sacrificare la nostra vita in comunità alla semplice sopravvivenza, no? Al desiderio di sfuggire la morte, alla fine questa sopravvivenza non è una vera vita. Non è una vera vita la vita che si occupa solamente della possibilità della sua conservazione. Non è una vera forma di vita, è appunto null'altro che una semplice sopravvivenza. Ma ci basta a noi una semplice sopravvivenza? Se potessimo, per ripararci del tutto dalla paura, vivere ciascuno di noi nel chiuso di una stanza, senza porte e senza finestre, sarebbe quella una vita dominata dalla paura e dall'ansia di proteggersi? Forse no. In secondo luogo, il terribile sistema di Hobbes ci insegna un'altra cosa, e cioè che questo bisogno di immunizzazione, di protezione, di difesa a ogni costo rispetto a nemici reali e a nemici immaginari è un meccanismo perverso che a un certo punto rischia di ritorcersi contro di noi, come accade quando lo Stato di Hobbes condanna a morte un innocente. Rischia di ritorcersi contro di noi come quelle che chiamiamo malattie autoimmuni. Che sono le malattie autoimmuni? Quando il nostro sistema immunitario diventa tanto forte da
scontrarsi con il nostro stesso corpo, no? Fino a distruggersi. Quindi un eccesso di immunizzazione, di protezione, di autodifesa può essere più rischioso del pericolo da cui vuole salvaguardarci. In fondo, le vicende politiche internazionali di questi anni, la guerra in corso tra reciproci fondamentalismi, tra il fondamentalismo islamico che vuole proteggersi dall'Occidente, dalla secolarizzazione occidentale da un lato, e un certo fondamentalismo occidentale che immagina di potersi chiudere in se stesso in difesa dei propri beni spesso in eccesso. E la guerra in corso, il grande conflitto che c'è nel mondo, nasce proprio dallo scontro, dall'entrare in cortocircuito di questi due meccanismi di immunizzazione, no? Naturalmente Hobbes, per concludere, non è responsabile certo di ciò che accade oggi dopo tre secoli. Hobbes, la sua filosofia, ha avuto un grande merito, quello di costruire teoricamente il sistema degli stati che ha retto poi il mondo per almeno 200 anni. Il problema però è che, come dire, l'ombra lunga del Leviatano, di questo terribile mostro, sembra arrivare fino a noi, no? In una situazione mondiale che è molto diversa da quella di 3-4 secoli fa. In un mondo ormai globale, l'idea di un'immunizzazione generalizzata, l'idea che la sicurezza possa essere definita e gestita attraverso la paura, beh, è qualcosa che spinge il mondo verso un pericolo sempre maggiore. Oggi la globalizzazione, come tutti sappiamo, è qualcosa che ha molti aspetti, aspetti positivi e aspetti negativi. Il mondo è unito, ma è unito da grandi differenze di beni, di possibilità di sopravvivenza tra una parte del mondo povero, abbandonato, malato e una parte del mondo ricco. Però la globalizzazione non è qualcosa da cui si possa tornare indietro. Noi viviamo dentro questa grande comunità che è la globalizzazione, no? La globalizzazione è una grande contaminazione in cui uomini, linguaggi, tecniche entrano insieme in un continuo contagio. Noi non possiamo immaginare di vaccinarci da questo contagio, che appunto è la comunità ormai del mondo intero. Non possiamo più adoperare gli strumenti che ci ha insegnato Hobbes. Dobbiamo inventare un altro linguaggio, dobbiamo tutti quanti insieme immaginare un altro orizzonte per dare al nostro mondo più pace e più giustizia. Grazie.